Buonasera a tutti voi che ci seguite, Liberi.tv, oggi 19 ottobre 2012, riprendiamo un pochino l'apertura con la virgola, diciamo in formato tradizionale, così possiamo dire con questo breve mio monologo di commenti. Allora, oggi vorrei commentare più che un fatto in sé. Un servizio giornalistico su un fatto, cioè sul modo in cui questo fatto è stato riportato e su ciò che emerge involontariamente dalle dichiarazioni che le persone intervistate hanno rilasciato. Di che si tratta? Si tratta di una cena elettorale, di una cena per reperimento di fondi per la politica, quindi espressamente finalizzata al reperimento di fondi. Organizzata questa cena qualche giorno fa da Matteo Renzi, già sindaco di Firenze, principale candidato sfidante insieme a Vendola di Bersani alle primarie del Partito Democratico. Sono molte le testate giornalistiche che si occupano di questo evento. Io ieri ho visto, per esempio, su una trasmissione della Sette condotta da Corrado Formigli, che appunto se ne parlava. Peraltro, questa trasmissione ieri appunto concludeva la stagione e l'ha conclusa in un modo appunto che adesso vi provo a commentare. E quindi c'era un servizio che era specifico su questa scena che aveva organizzato Renzi. Ragionevolmente, lo scenario era una bella location, l'affluenza di persone decisamente facoltose. D'altra parte, i soldi si chiedono, insomma, a chi li ha di solito. La cena era organizzata da Davide Serra, collaboratore appunto di Matteo Renzi, anche lui nella finanza, che dallo spirito del servizio pare, insomma, in qualche modo che si sia giocato la presunzione di innocenza. Perché ha una società, lavora appunto con una società che ha sede alle Cayman. Pare che l'interesse principale dell'intervistatrice in questo servizio fosse quello di chiedere se vi fossero precedenti in cui questo tipo di fauna umana, quindi banchieri, consulenti, finanziari e così via, fosse stata presente ad eventi preelettorali della sinistra. Evidentemente si aspettava un no, perché l'accostamento Ricchi-sinistra, se ancora ha un senso in Italia parlare di sinistra e destra con un'accezione tradizionale, ecco, per lei era una cosa nuova. Ecco, questa è la prima cosa che vorrei commentare oggi, cioè un primo elemento, secondo me, di ipocrisia. Chi crede ancora oggi che la sinistra italiana sia stata sostanzialmente lontana dalla finanza e dagli ambienti bancari. Non so, probabilmente ancora qualcuno pensa a questa storia. Non è necessariamente che si debbano tirar fuori come se fossero dei libri di storia gli stralci delle intercettazioni telefoniche, dove i leader della sinistra italiana si interessavano di questa o di quell'altra banca. Non è che dobbiamo andare a vedere le cronache sugli scandali finanziari per verificare che connubio tra la sinistra italiana e certa classe dell'imprenditoria, anche finanziaria, industriale e bancaria, sia esistito ed esiste tuttora. Questa è una vicinanza che c'è sempre stata ed è nota. Soprattutto è nota chi si fosse interessato in qualche modo sui media, approfondendo un pochino. Forse è un po' meno nota a chi abbia frequentato solo le feste dell'Unità, oggi chiamate feste democratiche, dove il protocollo dello stereotipo stalinista, pauperista, imponeva e impone, come in un'onda lunga, una certa morigeratezza proletaria nella selezione degli ospiti. D'altra parte, i compagni della base, quelli che ascoltavano e ascoltano e probabilmente, non so, ascolteranno D'Alema o il D'Alema di turno mentre mangiano panini con la mortadella, potrebbero essere infastiditi dalle esposizioni di certi finanziatori della politica. Ma una trasmissione di approfondimento, come pare sia appunto Piazza Pulita, questa qui era la trasmissione, perché deve in modo insistente e subdolo proporre questo trito moralismo ipocrita?
Ovviamente, se di critica si può parlare, la inviamo ovviamente all'autrice, alla giornalista che è autrice del servizio in qualche modo. Stesso ordine di perplessità ha espresso Lucia Annunziata, che dopo la trasmissione, appunto, ha commentato che dopo quella trasmissione di questo servizio, è ospite anche lei in studio, ha commentato questo servizio dicendo, appunto, proponendo le stesse perplessità, perché insomma ormai mi sembra che chiunque sia anche l'utente televisivo medio sia insomma abbastanza smaliziato per capire che questo stereotipo della sinistra pauperista e proletaria insomma non si tiene più in piedi. Ma non solo, in questo stesso servizio, a questo atteggiamento che vi ho appena descritto, che definirei perlomeno ipocrita, ma è un'opinione ovviamente personale, come in un gioco di specchi, ha fatto eco un atteggiamento altrettanto ipocrita di chi ha intervistato, di chi era intervistato. A parte la ritrosia degli invitati a questa cena, a rispondere su che mestiere essi svolgessero, sia fosse esso di consulenza finanziaria, dirigenziale o altro, ritrosia che non capisco da cosa sia motivata, visto che insomma comunque sia sono mestieri illeciti. La cosa interessante è che la gran parte degli intervistati a domanda aveva difficoltà di dichiarare se avrebbero finanziato Matteo Renzi. Ora, ricordo che stavano lì apposta, non stavano andando a mangiarsi una pizza, eppure forse intimoriti dal taglio delle domande, o vivendo forse un senso di colpa, non so per quale motivo, pochi hanno dichiarato, dico sì, dichiarato non perché confessato, perché non sarebbe il termine giusto, che avrebbero finanziato Renzi. Ho notato che tra loro, tra questi ospiti, come al solito purtroppo, c'erano poche donne. Io ne ho viste nel servizio due, le quali non hanno avuto alcun problema a dichiararsi finanziatrici e sostenitrici di Matteo Renzi. In conclusione, io vorrei in qualche modo sottoporvi e proporvi questo tipo di riflessione, premettendo che la politica è una cosa che costa e che in qualche modo va finanziata. Sarebbe interessante capire e chiedersi se presentarsi come finanziatori privati di un personaggio politico è inopportuno, forse non è politically correct, non lo so. È forse più opportuno, politicamente corretto, lasciare appunto che oggi la politica in Italia si sostenga col finanziamento pubblico, oppure, peggio ancora, con la concussione e la corruzione. L'Italietta ipocrita di sempre emerge anche in questi piccoli atteggiamenti, in cui è in difficoltà a dichiarare illecito, mentre spesso con grande disinvoltura pratica e confessa l'illecito. Ai posteri l'ardua sentenza. Vedremo di seguire un pochino questa specie di epopea che sono le primarie del PD. In qualche modo siamo interessati perché si preparano sviluppi che potrebbero essere utili per l'Italia, a prescindere dalle varie opinioni politiche, ma è certo che almeno da un punto di vista giornalistico, impostare un resoconto di questi fatti in questo modo è la dimostrazione effettivamente che siamo ancora intrisi di un senso della comunità, della collettività, un senso civico purtroppo danneggiato e inficiato da tanta ipocrisia moralistica. Quindi ai posteri l'ardua sentenza. Non vorrei dilungarmi oltre e vorrei passare al palinsesto, a illustrarvi il palinsesto, premettendo che appunto abbiamo qualche problema di collegamenti questa sera, ringraziando fin d'ora ovviamente per la regia che svolge Donato Volpicella. Dopo appunto la virgola del direttore, avremo alle 20:45 lo spazio Società Libera, con un resoconto sulla marcia per la libertà dei popoli oppressi che abbiamo se seguito
anche con delle interviste sul luogo e che sono appunto disponibili sul sito. Ed è un'intervista, appunto, una conversazione tra Vincenzo Rita, il direttore di Società Libera, e Marco Marchese. Alle 21:15 abbiamo in previsione Leggera Euforia, vediamo se riusciamo a realizzare il tutto e che appunto non si abbiano problemi di collegamento. Che è appunto la consueta rubrica di approfondimento sull'antiproibizionismo, e si occuperà, appunto, condotta ovviamente da Claudia Sterzi, si occuperà di Francia e Guatemala, la Liberté alle Libertad, dal botanico al politico, a cura appunto di Claudia Sterzi. Alle 21:45 lo spazio Certi Diritti, le attività di Polis Aperta, l'associazione LGBT degli appartenenti alle forze armate e alle forze dell'ordine, con Anna Maria D'Andrea, appunto di Polis Aperta, e condotta da questa trasmissione da Riccardo Cristiano. Alle 22:15 abbiamo in programma una appunto puntata di Voci Radicali, intervistando direi più che altro in uno scambio, quindi una conversazione con Ivan Eötvös, giovane giornalista, trasmissione da me condotta, che sarà un pochino un itinerario dialettico in cui toccheremo alcuni aspetti limitrofi, partendo appunto da quello che è il reato d'opinione, il caso Sallusti, e l'abbiamo intitolato in questo modo: 2012, Odissea nel codice Rocco, il reato è l'opinione. Conversazione sul caso Sallusti. Faremo appunto qualche divagazione che poi in realtà cercheremo di ricondurre, e poi appunto tanto divagazione cercheremo di non farla apparire. E prevediamo appunto la chiusura delle trasmissioni alle 22:45. A questo punto io vi ringrazio fin d'ora, vi ricordo che Libri.tv è un'associazione che si autofinanzia. E sarebbe molto utile per noi, spero anche per chi ci segue, che vi iscriviate il più possibile. Ringrazio ancora, ripeto, la regia di Donato Volpicella. Passo la linea alla regia per lo spazio Società Libera. Grazie ancora.